presento, sono Angelo Martomani, presidente del Calice Polo Verde, un'associazione che insieme all'immobiliare del febbraio, in collaborazione con la Casa d'Arte Sacra dei Contemporanei e gli amici di Villa Clerici, ha dato vita a questa iniziativa. Questa iniziativa possiamo dire che è un po' unica nel suo genere, perché trattasi di un artista davvero di fama mondiale. Avete sbirciato un po' nei documenti che ci sono all'entrata, dopo la accoglieremo con un grandissimo applauso, e Alexander Chianeschi. È una mostra, come diceva Gianmarco Puntelli, che è qui con noi e che dopo presenteremo insieme agli altri ospiti. È una mostra numericamente più importante d'Italia, sia da un punto di vista appunto numerico, sia anche di quadri di notevole dimensione che qui in Villa Clerici sono stati portati e quindi messi in mostra questa mostra qui vicino. Oggi è la giornata conclusiva ed è prevista una fantastica performance artistica. Questa performance è accompagnata dalla musica composta appositamente per le opere di Alexander Chianeschi dal maestro Andrea Duranti, che quindi nel sottofondo, ma che all'entrata dell'artista aumenterà di volume in modo che accompagneranno questo percorso creativo. Alexander Chianeschi è un artista fondatore del nuovo Rinascimento, è un artista dove la parte di formazione medica si va ad abbracciare la formazione artistica e quindi i dettagli del corpo con le emozioni dell'anima e i moti interni, insieme a una grande conoscenza del repertorio classico e mitico che si trova in ogni raffigurazione. Basta vedere questi due quadri enormi che abbiamo qua ai nostri fianchi. Allora, adesso mentre la musica si alza, direi che possiamo quasi smetterla qui, finirla qui con questa presentazione e accogliere con un calorosissimo applauso il maestro Alexander Chianeschi. Grandissima, grandissima musica da mia quadra.
metterti su un tipo importante per l'Italia in questi giorni, in questo tempo, dare le forze. Buongiorno Natalie, grande pittrice italiana Patrizia Di Canova. Devo trasformare. Mentre si prepara, ringraziamo anche per la presenza istituzionale del corso di Albanese e Ospone.
clear to runway 04, wind at 030 degrees at 2, altimeter 3011.
08, clear to runway 04, wind at 030 degrees at 2, altimeter 3011. We'll be right back.
grande esperienza, veramente, dipingere con la musica di Dante. Era in una dimensione parallela
musica molto particolare, non si vede dei simboli sopra, ma sicuramente non è niente. Non ascoltava il cuore. Era fisso, aveva persino, c'è stato un momento in cui aveva la parte dell'occhio era totalmente in ipnosi. E poi ha iniziato a fare una cosa. Quando si è avvicinato a determinati simboli, ha iniziato a sudare. E badate, il lavoro grosso l'aveva fatto prima ed era completamente sereno e asciutto. Ha iniziato a sudare. Chi si intende un po' della mente umana, chi si intende un po' degli stati d'animo, sa perfettamente che non c'è assolutamente differenza fra ciò che vediamo, ciò che immaginiamo o se volete viviamo in un'altra realtà. Sicuramente la sua mente, sicuramente il suo spirito era in un contesto che lo faceva sudare e vi assicuro che qui non si suda. Lo assicuro che possiamo metterci lì a dipingere un'allegra campagna che non si suda. Ebbene, lui ha iniziato a sudare. Quindi ecco perché questa performance è stata straordinaria. È sicuramente la performance più emozionante, più forte, più, se vogliamo, drammatica, a cui io personalmente ho assistito, e comunque sono 21 anni che mi occupo di arte. Sicuramente penso che sia stato un momento emozionante anche per ciascuno di noi. Perché abbiamo assistito non ad un lavoro di pittura, anche di pittura, ma soprattutto a un grandissimo lavoro di arte. Nell'anno dell'Expo, ma è da un'altra parte, in un altro tempo, in una dimensione totalmente diversa. Quindi ecco perché abbiamo assistito a come si materializza pittoricamente una visione. E questo fa sicuramente di Aleksandr Kanievskij un esempio unico al mondo di capacità pittorica unita a capacità visionale. E questa è la sua caratteristica. Questa era sicuramente la caratteristica di quegli artisti maledetti che a volte andiamo a vedere nei musei. Beh, Van Gogh è uno di questi, sicuramente buona parte di Goya è questo. Sicuramente dipingevano in un contesto simile. Chi di voi ha visto anche tanti film, realizzati tante biografie, realizzate sugli artisti, sui pittori. Chi ha visto il recente lavoro su Turner ha visto che a un certo punto questo pittore, questo artista era da un'altra parte, inseguiva un'altra realtà, inseguiva una visione dello spirito, persino poco prima della morte, che era completamente decontestualizzata rispetto al tessuto storico, sociale e geografico che in quel momento lui si trovava. La capacità sicuramente dei grandi artisti, di coloro che accanto alle capacità tecniche hanno un dono, hanno il dono di vedere altre realtà e di materializzare qualcosa che noi non avremmo potuto vedere se non attraverso i suoi occhi e la sua capacità pittorica e di visione. Ecco perché quella a cui ho assistito Aleksandr era inevitabile che chiamassi persone ed era inevitabile che in qualche modo tirassi fuori il cellulare e per fermare un qualche cosa che non si può fermare, che è la tua capacità visionaria, ma sicuramente per potermelo rivedere, per potermelo studiare meglio, per poter capire che cosa succedeva qua, che cosa succedeva qua, che cosa succedeva qua, mentre noi eravamo ad osservarlo. Ed ecco perché la performance che ho visto oggi è sicuramente quella più emozionante, quella vera, quelle che magari quelle performance che si possono vedere nei film,
quando l'attore interpreta Turner, interpreta Van Gogh, interpreta questo. Quando abbiamo un lavoro di modeling sull'artista, quindi abbiamo assistito a un bel momento di arte vera, di arte visionaria, di arte unica nel suo genere. E questo è sicuramente qualcosa di straordinario. Io penso, e qui ringrazio, vedo Davide Foschi, per cui sono venuto in questo momento e lo ringrazio per lo straordinario lavoro al Museo dell'Arte e della Scienza insieme a Giorgio Ramella, per i lavori straordinari al Palazzo dei Giureconsulti nella mostra guidata da Giulia Sillato, contro Michele Zappino che vedo qua e che dà il benvenuto ai visitatori di Expo 2015 entrando al Palazzo dei Giureconsulti. Lui saluta in qualche modo i paesi del Medio Oriente con un bellissimo cavallo arabo e con una straordinaria maternità, un qualche cosa di molto bello, e guida gli scultori, il suo collega Luciano Preti, guida sicuramente Giampaolo Talani, guida Alvaro Gonzales, guida assolutamente Pietro Antoni, quindi un gruppo di scultori straordinari che rappresenta l'Italia. Alexander Kaneski insieme a Blair Tavisomo sono gli unici due scelti per rappresentare l'arte contemporanea in questo contesto di Expo in città, in Piazza Duomo, fino al 30 giugno. Grazie Alexander, perché sei venuto in un contesto caotico e multidisciplinare, multiraziale com'è Expo 2015. Sei venuto e hai portato qualcosa di straordinario. Abbiamo Shark e abbiamo Judas a Palazzo dei Giureconsulti insieme a straordinarie opere. L'abbiamo sotto l'icona di un artista che in qualche modo è un artista del mistero, Arnold Böcklin, uno dei grandi padri della metafisica, uno dei grandi padri dell'arte e della pittura vissuta come simbolo, un artista folto nel mistero. Una delle sue quattro isole l'ha avuta Adolf Hitler, quindi qualcosa di molto particolare. E tu sei venuto nel tuo mistero a spiegarci un po' delle tue visioni, a farcele sentire dentro le tue visioni, a farci sentire un mistero straordinario. E soprattutto, prima di tornare negli Stati Uniti, ci hai regalato la parte migliore, la matrix, la matrice del tuo mistero, la visione, il come nasce una visione e come una visione diventa arte. E questo sicuramente te lo dobbiamo, perché quello che ci hai dato non ha prezzo. Quindi il primo applauso. Va a coloro, ad Angelo, ai padroni di casa, a coloro che straordinariamente hanno accolto una splendida mostra. E come ricordavo l'altra volta, è la mostra assolutamente con più opere che Alexander ha fatto in Italia. Il mio grazie va al maestro Andrea Durante, perché li avete sentito in quelle musiche. Da scrivere quelle note significa in qualche modo aver bussato nell'animo di Alexander Kaneski e essere entrato in questi labirinti incredibili dell'essere e di realtà parallele. Quindi un grazie incredibile. Non so se avete visto, però ho voluto inquadrare questo, come a un certo punto Alexander e le note e la cadenza di alcune note andavano all'unisono. E questo vuol dire veramente due genialità che si incontrano all'interno di qualche cosa che è irripetibile. Lo puoi rifare domani? No. Sarà un'altra cosa, sarà un altro momento straordinario. Il momento è unico. Grazie.
sai, è un grande scultore. È anche un grande piacere vedere Jean Blanchard, da 2 anni, Jean Gallerista di Milano. Gianmarco, che ha, diciamo, concluso la spiegazione di questa performance. Come dicevi, Gianmarco, l'altra volta abbiamo parlato e abbiamo fatto il benvenuto in nome della proprietà. E allora, però, oggi, nella giornata conclusiva, abbiamo qui la proprietà con il presidente dell'Immobiliare Ferrari, Pasquale Sedio, a cui vorrei fare un... battute, visto che una performance di questo tipo Gianmarco Puntillo ha già ampiamente descritto e raffigurato le sensazioni anche che credo tutti noi abbiamo vissuto. Io non nascondo che è la prima volta invece in vita mia che assisto ad una performance artistica, e questa commistione, questa ibridazione tra musica, che quindi anche a me ha creato e ha dato la sensazione di creare delle atmosfere particolari, e anch'io ho avuto la sensazione che in alcuni tratti della performance effettivamente il ritmo e le vocazioni musicali seguivano le pennellate che Alexander Kanievski ha dato. Ritengo, come presidente di Villa Clerici, molto importante questo momento, perché credo che erano anche tantissimi anni dove un luogo come questo, che è Villa Clerici, che dagli anni 50 ha accolto tantissimi artisti di arte sacra e non solo in alcune fasi, sia ritornata ad un momento creativo, sia ritornata ad un momento anche, diciamo, di produzione artistica. Spesso questi diventano luogo di consumo culturale su ciò che già è stato creato, su ciò che esiste. Mentre oggi abbiamo avuto, almeno io ho avuto per la prima volta anche dentro Villa Clerici, non in assoluto, ma questo tipo di sensazione. Per questo io non posso che ringraziare Alexander Kanievski di questa opportunità che ci ha concesso, di Angelo Mantovani che è stato l'organizzatore, ma consentitemi prima di passare a un rinfresco che ci attende, di ringraziare la dottoressa Paola Barone, che per l'Immobiliare 2 febbraio è stato anche il Deus ex machina di tutta questa. Cambio, diciamo, relazionale, di visione e di sensazioni era possibile solo in un luogo dove ci fosse concretamente la possibilità di osservare, ma anche una straordinaria capacità di produrre e di creare. Quindi ringrazio tutti dopodiché credo ci avvieremo al Brindisi, al Brindisi. Ma so che Alexander voleva concludere questo. Ancora, grande piacere vedervi tutti e ancora ringraziare moltissimo dal fondo del mio cuore Gianmarco Monteri, che adesso questi giorni era molto molto occupato, perché Gianmarco Monteri è direttore artistico di Arte in Tempo, solo ufficiale dell'arte in città, Expo in città, molto molto apprezzato, qua tutto lo stesso. Grazie mille ancora, Angelo Mantovani, organizzato, ideato questo nostro evento, questo nostro. Grazie mille ancora.
clerici, personalmente trasferisco istituzionale. Diciamo che attraverso questa donazione non solo ci rimane un magnifico ricordo di una performance artistica straordinaria e intensamente vissuta, ma avremo quindi anche l'opportunità di poter arricchire all'interno della nostra collezione con un quadro di Alexander Canesi. Grazie. Di recarvi in questa sala. Scendo alla sala, diciamo, frontale sulla sinistra, nelle sale trovate.